Grazie al Ministro Calanda anche per quello che ha detto sul progetto Grande Brera. E ora do la parola all'altro grande promotore dell'iniziativa che presentiamo oggi, l'avvocato Giuseppe Cusetti, che è presidente della Fondazione Carico. Prego, avvocato. Signor Ministro, Presidente Valzori, autorità, signore e signori, la Fondazione Carico, che qui è rappresentata da un buon numero, dal vicepresidente Enoch, membri del Consiglio di amministrazione della Commissione Centrale di Energia, da due motivi di soddisfazione, sono molto rapido perché non sono buono, si è fatto una parola di polemica, però l'ho detto tutto, quindi c'è il rischio di sciupare le 10 cose che con la sua sensibilità culturale, umana, artistica, ovviamente. Ma noi abbiamo due motivi di soddisfazione in questa seconda. La prima è, anche se devo dire in parte molto limitata, perché forse molti di voi non sanno che noi abbiamo un patrimonio artistico, culturale, che ci è derivato dalla Carico Banca, quando abbiamo venduto la banca al professor Valzori, questo patrimonio ce lo siamo tenuto, anche perché non lo voleva evidentemente. Ma abbiamo questo patrimonio che è di 767 quadri, 116 sculture e 51 fra arredi, diciamo oggetti d'arte. Quindi di questo patrimonio importante oggi 135 quadri per la parte che riguarda l'Ottocento entra in questa collezione. E quindi la prima soddisfazione è che mette fine alle discussioni che ripetutamente in Commissione Centrale del Centro hanno fatto, colleghi che si sono affaticati a cercare una sede per collocare almeno in parte queste quadre, ma è stata una battuta che non aveva ottenuto un risultato positivo. Cioè, il museo, la pinacoteca fisica, materiale, noi non siamo riusciti a farlo. Abbiamo fatto altre cose, perché non ci siamo appiedati di rammaricarci che questo, possiamo dire, importante patrimonio storico, artistico, c'è anche qualche pezzo archeologico, nel nostro patrimonio venisse confinato nei Cavò, con un deposito qui a nord di Milano. Noi abbiamo cercato, utilizzando anche gli strumenti, i mezzi, la moderna tecnica, mezzi a disposizione, abbiamo fatto il museo virtuale, abbiamo fatto questo museo arte che quando fu presentato qui a Milano venne il conservatore del Museo di Canale di Venezia e il professor Sette dissero questo è il primo esempio di un museo virtuale, interattivo, dove chi va su questo sito sembra di essere in una pinacoteca, appunto. E quindi ci siamo soltanto in questi anni di muoversi in questa direzione. Oggi però, accanto a quel museo virtuale, che peraltro è tra i più avanzati dal punto di vista diciamo della tecnica, dal punto di vista culturale, dell'acquisizione di tutti i dati dei nostri quadri, poi devo ricordare qui che l'Associazione delle Fondazioni sta realizzando con il professor Cammelli 40 fondazioni sono già in questa operazione di mettere tutti questi patrimoni artistici, culturali in collegamento e quindi uno può andare sul sito della Fondazione Carico e poter vedere tutto il patrimonio della Fondazione. Ma dicevo, la prima soddisfazione è che al nostro museo virtuale finalmente si aggiunge un museo fisico, materiale. E credo che ben si integra questa nostra attività di questi anni con questo evento, con questo avvenimento, non dare anche, non ricordate il conservatorio, agli organi della banca di cui siamo
qui, perché questo è il nostro documento, le cose che avevamo, diciamo, avuto portato il Museo del Dolore, noi eravamo sempre dell'idea che non si può negare il ruolo del museo fisico. Il museo è custode del patrimonio che costituisce la memoria storica della società, la cui forza si esplica nella creazione del valore simbolico del patrimonio, vale a dire della creazione di una cultura, ma questa è conta, soprattutto di disseminare questa cultura, questo valore nella società. Il secondo motivo di soddisfazione è che i nostri rapporti, cioè il rapporto tra Intesa San Paolo e la Fondazione Carico, sono regolati da un protocollo. E a noi è venuto molto bene che in questo protocollo un punto abbia o dia una prospettiva importante ad un'iniziativa che noi avevamo deliberato in questi anni e che sarebbe partita proprio nel 2011-2012, e che riguarda i giovani. La nostra fondazione è una fondazione che vedo che anche i nostri collaboratori, no? Dico sempre la Fondazione Carico, la forza della Fondazione Carico e di queste tante donne che hanno fondazione, uomini, giovani, veramente bravissimi, che colgono, che sono giovani, non sono i problemi di questo. E noi abbiamo, tra le iniziative che portiamo avanti, una particolare attenzione al problema dei giovani. Ci inventiamo tanto per stimolare questi giovani a fare cultura, magari per venire declarate. E per quanto riguarda il nostro patrimonio artistico, noi abbiamo anche deciso di questo Art Lab. È venuto a loro, per noi, quando comprendiamo che un'idea buona, cerchiamo di realizzare questa funzione degli amministratori, no? I nostri collaboratori che stanno nel settore dell'agricoltura hanno detto: ma perché non stimoliamo i nostri giovani, gli studenti, a fronte di questo patrimonio, di diventare anche loro un po' artisti, cioè di fronte ai quadri, di rinvigere, di trarre l'ispirazione di un quadro per fare la loro volta un quadro, e noi anche qui con strumento, come dire, virtuale abbiamo inventato questo Art Lab per promuovere nel sito Art Gate un luogo di educazione al sapere, promuovere nuove forme di espressione artistica da parte dei giovani. E proprio nel prossimo anno scolastico parte la sperimentazione su 10 scuole secondarie e superiori. Noi usiamo il solito sperimentare, abbiamo dei programmi importanti con la scuola, non a supplire le competenze proprio di scuola. E sarebbe partito questo programma, cioè queste 10 scuole dovevano avviare una sperimentazione per invogliare gli alunni sul portale, sul piano formativo, dai loro insegnanti, da esperti d'arte, di cultura, chiamati a dare sbocco alla propria creatività, partendo dalla conoscenza dei nostri quadri, del nostro patrimonio storico. Bene, perché io non ho quindi non contraddico l'impegno di non affaticare la vostra attenzione. Bene. Allora, dopo che siamo grati al professor Razzoli, perché nel protocollo, nella convenzione, come si prevede che i nostri quadri sono accomodati per questo e tante altre cose, c'è un punto dedicato ai giovani, cioè questo, pinacoteca permanente, questo museo che oggi con questa presentazione viene portato a conoscenza, credo che non è pubblico, delle autorità, sempre a parte. 100, poi partirà 900, ci sarà uno spazio dedicato perché questi nostri giovani, questi nostri ragazzi che frequentano
caratteristici, perché frequentano, diciamo, scuole particolarmente, ma non solo questi, anche altri possono. E oggi, mentre il museo materiale è qualcosa di più immediato, diretto, è importante che non andare su un sito e cercare di fare questo, realizzare questo progetto virtualmente. Oggi noi siamo molto contenti perché ci viene data questa possibilità che questo nostro progetto con le scuole si possa realizzare nel museo, nella Pinacoteca permanente che verrà realizzata qui a Milano. Quindi il nostro augurio è che questo sia il primo, perché abbiamo ancora 500, quasi 600 quadri da collocare, no? Se una prima iniziativa e inauguriamo qualche cos'altro e via via questo nostro patrimonio non viene confinato nei depositi, nel cavò o solo sull'area che fisicamente possa essere a disposizione.